mantenere questo clima armonioso che si è creato con l'appello di Donisi inizialmente, perché io vorrei spostare l'attenzione per quel che mi riguarda e per l'ufficio che mi riguarda e che porta avanti di consigliere comunale sul comune di Caserta, perché rispetto a queste cose che accadono continuamente qui al comune, io trovo che ci sia un responsabile. Il responsabile è il capo della macchina amministrativa, colui che è stato eletto sindaco di questa città sulla base di alcune linee programmatiche che insieme al PD e all'accettazione di tante aggregazioni civiche intorno hanno deciso di portare avanti per 5 anni. Beh, di tutte queste linee programmatiche tanto decantate, e qui ci voglio mettere in mezzo la filiera istituzionale, perché per il PD e per il sindaco Marino poteva essere un'opportunità quella di sfruttare l'amicizia politica, diciamo, l'essere colleghi di partito con il governatore, De Luca. Attualmente all'oggi sono passati tre anni e non se ne è realizzata neanche mezza. 2 anni fa, e prima si parlava anche di mortificazione del Consiglio Comunale rispetto a degli interventi che ci sono stati da parte di consiglieri regionali per questa cosa, quando poi non si è mai parlato, stesso da parte dell'amministrazione, di mortificazione di questo Consiglio, allorquando abbiamo approvato mozioni e non siamo stati proprio presi in considerazione. Abbiamo fatto interrogazioni e non siamo mai stati risposti. Abbiamo provato come commissione, parlo per la mia commissione personalmente, a portare avanti delle cose e nessuno ci ha mai cacato, proprio cacato, qui al secondo piano. Quindi di conseguenza io non ci sto che mi si dica che oggi sia una mortificazione, perché tanto questo argomento è salito alla ribalta e il presidente De Florio ha deciso di convocare urgentemente un consiglio comunale, perché ci sono accesi diciamo, i riflettori del PD, ha capito che stava facendo una grossa figura di merda, proprio una grossa figura di merda. No, Presidente, per me una grossa figura di merda, perché no, a me non mi interessa, perché qui si sembra che dalle dichiarazioni che facciano, che stanno facendo quelli del PD, sembra che la responsabilità non sia loro, sembra che la responsabilità qui sia la nostra, voglio dire, rispetto a cioè non c'è un'assunzione chiara di responsabilità. Oggi il sindaco che si è candidato e è stato eletto a guidare questa città su base di linee programmatiche doveva essere in aula e doveva fortemente dimostrare questa cosa, non se ne può lavare le mani. Il Partito Democratico, del quale Carlo Marino è espressione, perché è espressione, non se ne può lavare le mani uscendosene dicendo no, è una mortificazione, o magari stesso come ha fatto ieri il sindaco, abbiamo approvato i colli di Fatini, abbiamo perimetrato, scusa sindaco, ma la perimetrazione e tantomeno l'accordo con la regione rispetto a queste cose, ma chi le doveva fare, il consigliere regionale o la tua amministrazione? Cioè queste cose qua io non capisco, ma chi le deve fare? La questione di sollecitare la regione, il ministero, l'università per mandare avanti i lavori del policlinico, scusami Antonio, ma chi le deve fare? Le dobbiamo fare noi. Cioè a noi come consiglio comunale non ci permettete di mettere bocca neanche su mezza cosa, e ora pretendete voi amministrazione dall'alto del vostro piedistallo che noi dobbiamo bloccare i cavaioli, che noi dobbiamo riavviare il policlinico secondo con una mozione che dobbiamo approvare in consiglio. Ma questa è proprio una presa per i fondelli totale da parte di un responsabile chiaro che è il Partito Democratico. Voi avete preso la responsabilità in campagna elettorale di fare determinate cose, avete fatto in pompa magna presentazioni di policlinico, il governatore De Luca è venuto all'ospedale, c'eravate tutti quanti voi lì, chi stringeva la mano, governatori, i nastri, di qua avete tagliato nastri, avete fatto tutto cose, è un risultato qual è?
Un risultato è che questa amministrazione guidata dal Partito Democratico è totalmente inefficiente e non sa svolgere i propri compiti e non sa portare avanti il programma che ha presentato alla città e che ha scelto un sindaco e una maggioranza. Il risultato è questo. Noi oggi siamo venuti qui e apprezzo i colleghi di là che ci sono e i colleghi di qua che ci sono, ma noi teoricamente, io e i miei colleghi, non avremmo avuto nessun interesse politico nel venire qua. Nessun interesse politico, perché il problema, ok, è dei cittadini, ma il problema è vostro, perché voi avete decantato questa filiera con Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, e avete detto adesso il policlinico rinasce e l'avete messo tra gli obiettivi della vostra amministrazione. Sono passati 3 anni e non è successo niente. Noi siamo venuti qua, vi abbiamo anche mantenuto il numero legale, spesso i giornali ci accusano che noi vogliamo mantenere l'amministrazione o mantenere l'amministrazione sui giornali online, vi abbiamo anche mantenuto il numero legale, ma tutti gli altri consiglieri di maggioranza, di Partito Democratico, al di là delle giustificazioni che ci sono, ma dove stanno? Cioè voi avete una chiara responsabilità davanti alla società casertana, civile e non, che non state portando avanti, non state portando a compimento quello che avete detto, in primis il sindaco Marino, perché questa questione delle cave connessa per forza di cose al policlinico e alla salute pubblica era una cosa che il sindaco Marino con la sua amministrazione aveva tra l'agenda, tra i primi punti. Insomma, voglio dire, perché ha vinto la campagna elettorale così? Perché è una grossa opportunità di rilancio del territorio, è chiaro, perché una volta che apre il policlinico Caserta dei Colli. Sì, ok, ora noi siamo qua, abbiamo fatto questa mozione, al 36-2019 doveva terminare l'estrazione delle cave. Scusa amministrazione in generale, scusami sindaco che non ci sei, ma il 30-06-2019 questa attività estrattiva è terminata. Scusami sindaco, ma i colli di Patini che tu hai proclamato ieri su una testata giornalistica online, ma hai messo in campo i provvedimenti ulteriori che dovevi fare con tutti i comuni limitrofi per fare un'unica delibera, così come abbiamo detto 2 anni fa in consiglio comunale? Scusami sindaco, ma tu hai sollecitato il governatore De Luca per dire: governatore, tu sei venuto qua 10 giorni fa in sala giunta e ci hai pigliato per culo perché hai detto che mettevi i soldi per far continuare i lavori dopo la questione di acquedotti, e l'hai fatto, si è ottenuto un risultato, o perlomeno l'hai iniziato a fare. Ecco, se lui fosse stato un capo dell'amministrazione che si fosse assunto le proprie responsabilità, sarebbe venuto in aula e avrebbe reso partecipi tutti i consiglieri comunali che siamo qui, che siamo sempre presi, veniamo sempre presi in giro e attaccati dai giornali, quando la nostra responsabilità veramente si è ridotta a dire sì o no al bilancio. Bilancio al quale noi non partecipiamo neanche, perché lo chiediamo come commissione e non ci calcolano minimamente. E basta. Lì si fa il bello e il cattivo tempo, poi noi veniamo in aula. In regione non si è fatto niente perché è mortificato per questo consiglio. Io voglio sapere, noi oggi qua, anche se diciamo sì o no a questa mozione, che cosa cambia?